In realtà, diciamo, oltre al lavoro della Gay Helpline, in cui noi siamo lì a ricevere le telefonate, quindi le persone chiedono aiuto, c'è anche poi come associazione, come volontari, tutto il lavoro nelle scuole, quindi comunque spesso ci confrontiamo con ragazzi, giovani ragazzi del liceo, ed è lì che ci sono i problemi maggiori. Diciamo che sia come operatore sia come volontario nelle scuole, credo che il problema fondamentale sia l'informazione. Se l'adolescente sa di non essere solo, anche semplicemente che essere gay non è una cosa sbagliata e non è una malattia, quello lo aiuta già tantissimo ad accettarsi e avere il coraggio anche di raccontarsi agli altri. Questo è quello che ci arriva. Quante telefonate da di persone, che ragazze che soffrono la famiglia, il non essere compresi in famiglia. Ne sono arrivate molti di ragazzi che hanno paura di essere anche cacciati di casa, che i genitori li rifiutano. La cosa probabilmente peggiore è la paura che i genitori non ti vogliano più bene e che non ti amino in quanto figlio gay o figlia lesbica. Purtroppo arrivano queste telefonate, ma poi arrivano anche telefonate di genitori che appunto vogliono capire, vogliono accettare. Quello che si capisce è che spesso il genitore o comunque la persona più grande semplicemente ha un sistema di pensiero molto forte che non comprende il concetto di omosessualità. E allora quello che deve fare è un po' smantellare questo sistema di pensiero, e si può fare perché sono genitori che riescono a mettere in discussione queste convinzioni. Quante telefonate? Il numero? Dobbiamo abbattere quel silenzio. Allora, la statistica non la ricordo, però circa un migliaio al mese ne arrivano di contatti. Poi noi non riusciamo a rispondere a tutti perché semplicemente per il fatto che siamo un gruppo di operatori e comunque ogni telefonata ha bisogno di un certo tempo, quindi rispondere a tutti i contatti sarebbe impossibile. Sarebbe bello, insomma, se avessimo ancora più aiuto, ancora più volontari. Cerchiamo di raggiungere quell'obiettivo. Voi lavorate su tutta Italia o solo su Roma? Allora, le telefonate arrivano da tutta Italia, è un numero attivo in tutta Italia. La sede, però, insomma, il posto dove fisicamente rispondiamo è qui a Roma. E del vice ministro 22. Tommaso. Tommaso Mascolo. Non sempre è stato così. Sì, sono nato a Roma. Volevo dire al vice ministro. Grazie a voi. Senti, ti va di ripeterlo il numero? Il numero della Gay Helpline è 800-713-713. Senti, ma che tu sappia, cioè tu sai, sicuramente lo sai, è un'azione, diciamo, è un lavoro o un'azione di volontariato? È volontariato, sì. E quanti siete? Allora, siamo un gruppo, allora diciamo che ogni anno ci stanno due corsi di formazione, perché per diventare operatore c'è un corso di formazione. Da ogni corso di formazione uscirà un gruppetto di 10 volontari, quindi siamo 40-50 insomma negli ultimi anni. Poi alcuni però riescono comunque a farlo in maniera continuativa, altri rinunciano perché magari comunque è un tipo di volontariato abbastanza difficile e a volte comunque c'è bisogno di un periodo di pausa perché arrivano telefonate anche che coinvolgono a livello emotivo le persone. Senti, un'ultima domanda: è successo con qualche, a seguito di qualche domanda, di qualche telefonata particolarmente drammatica, che abbia dovuto allertare qualcuno, forse l'ordine dei servizi sociali, magari essere riusciti a sventare qualcosa? Ma ci sono state a volte delle segnalazioni. Noi comunque consigliamo innanzitutto sempre di denunciare, di mandare anche un fax alle forze dell'ordine, abbiamo un numero anche per questo, però sì, insomma, ci sono stati dei momenti in cui a delle segnalazioni siamo riusciti a rispondere, anche magari ad accogliere il ragazzo o la persona che ha avuto difficoltà. Poi comunque offriamo anche, ci sono dei volontari, dei medici e degli avvocati che offrono consulenze gratuite, quindi se c'è una segnalazione particolare comunque offriamo anche una consulenza con un legale per dare alla persona la possibilità di sapere come muoversi e cosa è meglio fare. Grazie Tommaso.